Bologna-Milano 2-0. E questo è il risultato ottenuto dalla 39esima edizione del Motor Show di Bologna, che si è chiusa in queste ore con numeri davvero lusinghieri. Oltre 300.000 visitatori per 12 giorni di show all'interno dei padiglioni di Bologna Fiere, in un'edizione tutta nuova della Festa dei Motori. Un nuovo format all'insegna di motori, musica e sport, che si è identificato anche come una festa per tutti gli appassionati e che ha saputo intercettare anche un nuovo pubblico di giovani, confermando l'Emilia-Romagna una terra di motori in grado di esprimere al massimo le proprie eccellenze. Sfida vinta per Bologna Fiere e per Gialli Vant, che hanno dovuto lottare non poco per riportare a Bologna la più grande festa italiana. È andata bene, benissimo, oltre ogni aspettativa. Intanto per le tante persone che sono venute da tutte le parti d'Italia, che hanno confermato il Motor Show di Bologna è il Motor Show, hanno dimostrato un grande affetto per questo grande evento e anche per la nostra città, per la nostra regione, per la Motor Valley. E hanno dimostrato che c'è bisogno di pensare a come, con coraggio, con determinazione, investire su questa passione dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, anche in un settore così oggi reso difficile, ma così bello come quello dell'automobilismo, come quello dell'automobilismo sportivo. Siamo molto emozionati, molto soddisfatti. Siamo già impegnati al Motor Show 2015. Agli attrattori, a chi non credeva in questo Motor Show, a chi gli ha messo il bastone fra le ruote, che cosa manda a dire? Che avrebbero dovuto rispettare di più questa grande cosa, che oggi debbono rispettarla e che il Motor Show merita che sia l'evento dell'Italia sportiva, dell'Italia dell'automobilismo, dell'Italia dei ragazzi che credono nel nostro paese ed anche in questo bellissimo evento. Sono soddisfattissima, è stata un'edizione sofferta, difficile, è una situazione difficile per il paese, è difficile per il mercato automobilistico. In questo momento si vendono tante automobili quante se ne vendevano nel 1976, il primo anno del Motor Show. Questo successo, questo risultato, questa felicità di tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del Motor Show è proprio indicativo di quanto sforzo c'è dietro. Il nostro pubblico era soddisfatto e se loro sono soddisfatti abbiamo fatto un buon lavoro. In queste ore appuntamento già fissato per il prossimo anno. Il Motor Show infatti tornerà a Bologna dal 5 al 13 dicembre del 2015.